arrivato il momento di presentare l'ospite tanto atteso, perché è un grande personaggio. Anna, ci puoi illustrare di chi parliamo? Sì, siamo in collegamento con il manager Italia di MSC Crociere, che abbiamo diciamo intervistato in agosto e li stiamo rivedendo dopo 5 mesi. Leonardo Massa, ecco, è qui con noi in diretta dalla nave grandiosa. Buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori. È un evento particolare perché questo momento è di ripartenza, se non erro. Verissimo, noi ad agosto, come giustamente ricordavate, siamo partiti primi al mondo con le crociere, precisamente il 16 agosto, e abbiamo navigato in maniera ininterrotta dal 16 agosto al 20 dicembre, facendo viaggiare oltre 30.000 ospiti. Un protocollo in assoluta sicurezza che ha dimostrato la sua validità. Poi siamo stati fermati dal 20 dicembre a ieri e di fatto siamo ripartiti. Finalmente è ripartita MSC Crociere, è ripartita l'industria delle crociere e speriamo riparte il turismo. Si basa su due punti importanti, diciamo, questa ripartenza, ed è giusto menzionarlo. La sicurezza, illustriamo la sicurezza, e soprattutto il settore che si riattiva. Giustissimo. Per ripartire, chiaramente in una situazione pandemica, l'elemento fondamentale è stato quello di puntare sull'assoluta sicurezza degli ospiti, degli equipaggi e delle comunità che con le nostre navi tocchiamo. Questo ci ha permesso di mettere in piedi un protocollo, avvalendoci di esperti nazionali e internazionali, che è diventato un punto di riferimento a livello mondiale, perché mi piace ricordare che l'Italia oggi è l'unico paese al mondo che è ripartito con le crociere, cioè ci sta il resto del mondo, dell'industria croceristica e più in generale dell'hospitality, che ci sta guardando e ci ha guardato. Quindi la sicurezza al primo posto ed è oggi un argomento smarcato. Il secondo elemento, come giustamente ricordavi, da sottolineare, è che questa industria in Italia è un'industria importante. Lavorano in Italia oltre 120.000 persone grazie alle crociere e generano un fatturato di oltre 14 miliardi di euro. Quindi anche sotto il profilo economico è molto importante che questa industria riparte. A parer mio può essere un là a tutta l'industria del turismo, che oggi sta soffrendo tantissimo da parecchi mesi. Ecco, io volevo chiedere, gli itinerari, siete ripartiti ieri con come itinerario, immagino, Italia. Giusto, siamo ripartiti con Grandiosa, facendo un itinerario che tocca fondamentalmente porti italiani. L'unico porto estero che questo itinerario tocca è quello là di Malta, su cui continuiamo ad operare, e stiamo lavorando con i governi, i principali governi del bacino mediterraneo, per riattivare quanto prima l'operatività dei porti in Spagna e in Francia. A oggi abbiamo schedulato la ripartenza di Magnifica come seconda nave il 14 febbraio e dovrebbe proprio andare verso la Grecia. Quindi stiamo lavorando affinché anche gli altri paesi europei possano riaprire a questa industria. Ecco, scusami Pacchi, volevo chiedere, potranno imbarcarsi i turisti provenienti dalle varie zone a colori? Sappiamo benissimo che ci sono i vari colori, zona arancione, rossa e gialla. Allora, ecco. Di fatto noi, come nostro protocollo, imbarchiamo gli ospiti di tutte le aree, escluse le aree rosse. Infatti proprio ieri è stato un caso, perché la Lombardia fra il venerdì e il sabato è passata da rossa a gialla e abbiamo avuto tanti ospiti lombardi che con meno di 24 ore di anticipo hanno fatto le loro valigie e sono riusciti a partire con noi. Quindi possono imbarcarsi per le crociere tutti gli ospiti, escluso coloro che provengono da zona rossa. Okay. Volevo entrare un po' nel vivo, visto che abbiamo parlato di questo protocollo particolare che già a settembre aveva entusiasmato un po' tutti, avete dato il rilancio, ma in che cosa consiste? Beh, il protocollo ha una serie di asset che cerco di sintetizzare, perché è un documento molto complesso. Innanzitutto è stato costruito, ripeto, con esperti nazionali e internazionali e col grosso supporto delle autorità locali. A luglio ha passato il vaglio anche del comitato di sicurezza. E gli elementi essenziali sono l'idea di creare una bolla sterile, noi la chiamiamo in inglese social bubble,
in cui tutti, per accedere a questa bolla, fanno il test e risultano negativi al test. Questo ti dà l'accesso alla bolla, cioè alla nave. Quindi sia membri dell'equipaggio sia ospiti fanno il test in stazione marittima prima di salire a bordo. Dopodiché a bordo abbiamo implementato una serie di misure di igienizzazione straordinarie, un nuovo sistema di aria condizionata, al monitoraggio costante della temperatura degli ospiti ogni giorno, all'igienizzazione, oltre 100 colonnine di igienizzazione per le mani, l'obbligatorietà della mascherina quando non sono mantenute le distanze di sicurezza. E poi questo concetto di bolla è trasportato anche quando raggiungiamo un nuovo porto per fare l'escursione. Quindi si può andare in escursione, ma si va in un'escursione che abbiamo definito protetta, cioè bus igienizzato, guida che ha fatto il test prima di fare il servizio, il driver, l'autista che ha fatto il test, e un percorso studiato per diminuire al massimo i contatti. Ultimo elemento, e poi mi fermo perché poi risulta essere magari un po' pesante, è quello legato alla tecnologia. A tutti gli ospiti viene dato questo braccialetto elettronico nel momento in cui fanno l'accesso a bordo. Questo braccialetto elettronico permette di tracciare tutti i contatti che avvengono per più di 15 minuti a meno di un metro di distanza. Perché questo è importantissimo? Perché se nel corso della crociera qualche ospite risulta positivo, è facile risalire a tutti i contatti avuti immediatamente, sia isolare che fare test di approfondimento. Quindi il protocollo guarda la sicurezza come priorità assoluta, senza snaturare quello che è il nostro prodotto, perché per cui la gente va al ristorante, va al bar, va a teatro, esce per la nave la sera, cioè si ritrova una normalità compatibilmente con quello che la pandemia ci offre. E noi infatti di Voucher eravamo ospiti, ti ricordi Pachi, abbiamo fatto quella settimana, vi ringraziamo per averci dato anche la possibilità proprio di constatare, di testimoniare come è possibile comunque vivere la crociera normalmente, pur in appunto come si diceva in questa bolla di massima sicurezza, ma senza snaturare quello che è proprio la vacanza croceristica. Infatti eravamo sulla Grandiosa, come vedete ve l'ho messa, e questo è il braccialetto bellissimo che io conservo perché è veramente anche bello come estetica, ma la funzionalità è veramente eccezionale. C'era questo continuo controllo, come del resto è anche nella vita quotidiana, purtroppo ci siamo alla quale ci dobbiamo sottoporre quando andiamo a fare la spesa, quando usciamo di casa, quando usciamo dalla macchina, e quindi la mascherina, l'igienizzazione, ma qui c'è anche il tampone, quindi sappiamo tutti di essere sani sotto l'aspetto Covid e appunto questo controllo totale. Ecco, quindi Leonardo Massa, un'azienda leader come la vostra che ha costruito veramente e si stava... Oggi manca MSC, manca la crociera proprio, manca. Il vostro stile che avete creato, stile di vita, dove veramente la gente sta bene, anche in queste circostanze, forse è l'occasione unica per passare una vacanza, perché credo che sia una delle poche opportunità di viaggiare in tutta sicurezza. Ti confermo, noi anche nei mesi scorsi siamo stati definiti dai giornalisti l'unica zona verde d'Italia, perché di fatto siamo una zona verde e siamo una delle poche, se non l'unica vera alternativa di vacanza. Quindi mi auguro che questa seconda ripartenza, rappresentata dalla ripartenza di ieri, possa, come dicevo, essere là per una ripresa di tutto il settore. Quindi auspico al più presto nuove navi a mare, più navi a mare, e questo 2021 che per noi è particolarmente importante, perché nel corso dell'anno vareremo due nuove navi. Quindi prevediamo comunque, nonostante le difficoltà di questa pandemia, comunque un'espansione della nostra flotta e una crescita importante degli investimenti. Io volevo aggiungere anche una cosa a proposito, nelle conferenze che facevate un attimo prima della pandemia c'era anche una grande attenzione all'ambiente. Questo è molto nobile come pensiero, proprio in un contesto dove il futuro sarà proiettato anche in questa direzione.
Anche qui ti posso confermare che come azienda siamo in primissima linea per avere un impatto ambientale il più basso possibile. Abbiamo un obiettivo teorico, quello di impatto zero nell'ambiente, che però perseguiamo in maniera quotidiana, con misure in termini di impatto ambientale ben oltre quello che prevedono le leggi. Abbiamo misure straordinarie per l'abbassamento e la riduzione di fumi, per la gestione delle acque reflue, per i risparmi energetici a bordo. Cioè questa è pensata, la nave, la nostra flotta, per essere la vacanza più ecocompatibile tra quelle oggi disponibili sul mercato. Abbiamo fatto fare uno studio, e tra poco ci saranno i risultati, di quale sia l'impatto di una famiglia che decide di andare in un villaggio piuttosto che prendere un aereo e andare in una destinazione in vacanza, e quale invece sia l'impatto della stessa famiglia che sceglie di trascorrere la propria vacanza a bordo di una nostra nave. Questa è una sfida su cui siamo impegnati ormai da un bel po' di tempo, anche perché rientra tra i valori essenziali della nostra azienda, del gruppo MSC, quello della tutela e della preservare l'ambiente, in particolare l'ambiente marino. Io volevo chiedere, c'è già un catalogo con la nuova, con la programmazione, perché immagino che sia stato un po' tutto stravolto e quindi rivisitato, ecco, per poter permettere ai vacanzieri, appunto ai turisti, di entrare in un'agenzia e prenotare la loro crociera? Di fatto, essendo la situazione pandemica in continua evoluzione, a domande banalissime di quali saranno gli stati che riapriranno le loro frontiere, quali lo faranno prima, quali lo faranno dopo, non conosciamo le risposte, sarebbe presuntuoso pretendere di saperle. La nostra programmazione è confermata quella che noi abbiamo lanciato un anno fa. Quindi 17 navi per l'estate 2021, che nel corso dell'estate diventeranno 19 con i due nuovi arrivi, crociere programmate nel Mediterraneo, che è il nostro punto di riferimento, in Nord Europa e nell'area caraibica. Al momento gli itinerari e le navi, come da programmazione uscita prima della pandemia, sono tutti riconfermati. Gli aggiornamenti sugli itinerari, vista l'evoluzione della situazione pandemica, li diamo sul nostro sito. Quindi è sufficiente collegarsi, andare in un'agenzia di viaggio per prenotare una nostra crociera, vedere e scegliere l'itinerario più confacente alle proprie esigenze, alla propria voglia di vacanza, ed è oggi possibile prenotare. Tra parentesi, da gennaio abbiamo lanciato anche una promozione particolarmente accattivante per i consumatori, la Salva Estate, quindi invito di coloro che ci ascoltano ad andare a prenotare una crociera. Noi siamo, Anna, parliamo anche di voucher, quindi a questo punto già possiamo ipotizzare quale potrebbe essere la ripartenza anche per i nostri amici che ci seguono da casa per quanto riguarda le meraviglie che vivevamo insieme con i nostri ospiti, perché veramente tutti felici e non vedono l'ora di ritornare a vivere. Allora, noi organizziamo tanti eventi, no, in nave, e fra i quali appunto è omonima il programma televisivo Voucher. Abbiamo la Voucher Cruise, che tutti gli anni insomma ospita, abbiamo sempre degli eventi molto molto, è un evento importante, ecco, per i nostri, per chi ci segue. E quindi non vediamo l'ora, il 2020 è saltato, però siamo già prontissimi a quella ripartenza. Quindi allora invito gli ascoltatori non solo a prenotare con voi la Voucher Cruise, ma a rivolgersi a Voucher per prenotare le loro vacanze, anche se non fosse quella settimana. Quindi vi invito caldamente, è il momento giusto di farlo, perché ci sta ancora disponibilità, perché c'è questa promozione Salva Estate molto vantaggiosa e avete in voucher un consulente più che affidabile e estremamente preparato. È stato un grande onore averla, perché come sempre tra i tanti impegni proprio in questo periodo capisco che lei sarà molto preso, però la ringraziamo e ci ritroveremo presto sulle vostre navi, perché essere leader è proprio una passione, uno stile di vita che voi avete creato e diffuso in tutto il mondo. Ti ringrazio, un piacere mio stare con voi, e vi aspetto a bordo, voi e i vostri ospiti, per poter assieme rigustare la voglia di andare in vacanza e di stare assieme. Grazie. Grazie, grazie a lei, grazie, grazie. Grazie. Vero Anna, è stata una bellissima conversazione
che ci ha permesso di capire veramente che si può sperare di ripartire sul serio sulle navi. Mi sento talmente sicuro che ho portato qui a bordo anche i miei figli. Tutte le operazioni, sia dall'imbarco che a bordo, che durante il RLC, negli spettacoli, sono tutte organizzate molto bene. Non siamo veterani, è la prima nostra esperienza sulla nave, ci siamo parecchio divertiti. La trovo più sicura di un'altra qualsiasi vacanza, secondo me. Divertimento, relax, tutto ciò che uno si aspetta dalla crociera è stato rispettato in pieno. It's vital that everybody follows the protocols. Everyone is very safe. We have the COVID test before you embark. We also have temperature checks when we go into the restaurants or the buffets. So safety for everybody is paramount. Speriamo di aver fatto viaggiare, seppur da casa, con questa puntata chi ci sta seguendo, e alla prossima, perché ci saranno tante novità. Noi saremo in onda sia su Facebook, su altri social, e saremo anche in TV sulla Grande Italia. Questa è l'anticipazione a livello nazionale, quindi seguiteci. Però Anna, noi abbiamo un motto che tutte le volte ci permette di concludere la puntata, e che resterà sempre quello come è stato sempre. Quindi non ci resta altro che salutare e ringraziare i nostri ospiti, ricordando che Voucher è il turismo in onda!